Prima di iniziare a parlare della partita, volevo dirvi che ho aperto un nuovo canale oggi stesso, quindi vi metto, come ho detto, nelle schede il canale, vi metto il video, il mio primo video, quello che volete. Andate a iscrivervi, mi raccomando, sarà un canale extra calcistico, ma non sarà un secondo canale, come ho specificato sia nella community, nel post che ho messo nella community. E anche nello stesso video, non è un secondo canale, non mi piace usare questi termini, è un progetto a parte, quindi mi impegnerò tale quale mi sto facendo con Solo Mondo Calcio, quindi niente. Detto ciò, parliamo di Atalanta-Napoli terminata 3-1, con l'Atalanta che sarà la seconda finalista e dunque finale tra Juventus e Atalanta per la Coppa Italia 2020-21. 3-1 con un primo tempo dell'Atalanta sicuramente migliore, dove il Napoli non è che non ci sia stato, però ha fatto diversi errori e l'ho visto meglio nel secondo tempo. Nel secondo tempo penso che abbia attaccato con maggior frequenza, diciamo che è rientrato con l'atteggiamento giusto, però a volte non basta solo l'atteggiamento e le partite non si giocano solo in un tempo, ma vanno giocate anche per 90 minuti interi, specialmente se è una partita del genere dove l'andata è finita 0-0, quindi chiaro che si decideva tutto al ritorno e Napoli aveva questo piccolo vantaggio che qualora fosse finita 1-1, 2-2, risultati del genere, sarebbe passato Napoli per gol in trasferta, perché Napoli Atalanta è terminata 0-0. E quindi Napoli, tanto poi ragazzi, alla fine adesso con gli stadi vuoti non è che cambi tanto in casa, in trasferta. Quindi questi discorsi non si possono fare in questo momento. E quindi il Napoli aveva questo vantaggio appunto di giocare il match di ritorno più da squadra agevolata rispetto alla Dea, che qualora fosse finita in pareggio l'Atalanta avrebbe dovuto fare sempre un gol in più degli avversari. Però alla fine ne ha fatti anche due di gol in più con la doppietta di Pessina. Ragazzi, Pessina, giocatore che potrebbe diventare al centro del progetto di Gasperini dopo la cessione del Papu Gomez, soprattutto Pessina avrà molto molto più spazio e sono convinto che Gasperini voglia puntare tantissimo su Matteo Pessina e staremo a vedere se alla fine renderà come ha fatto in questa partita, perché in questa partita, ragazzi, è stato un giocatore esplosivo. Tra l'altro, tre gol bellissimi dell'Atalanta. Non c'è nulla da dire, soprattutto il primo di Zapata. Ma ragazzi, Zapata è un altro attaccante veramente che a me piace tantissimo. Mi fa impazzire quegli attaccanti come Zapata, Lukaku, che sono gli attaccanti tipici, ovvero un fisico possente, bravi nel gioco aereo, ma Zapata è bravo un po' in tutto, sinceramente. È vero che a livello di rendimento, però, attenzione, bisogna sottolineare questo, Muriel in questo momento sta facendo molto meglio di Zapata, molto meglio di Zapata, e questo non bisogna assolutamente, cioè non è che non bisogna tenerlo in considerazione, bisogna tenerlo in considerazione perché Zapata questa stagione non è partito col piede giusto. Io mi aspetto molto molto di più da Zapata e vedremo se sarà decisivo e importante, specialmente tra una settimana, perché tra una settimana esatta poi ci sarà il match tra Atalanta e Real Madrid, o Real Madrid-Atalanta, che dir si voglia, però comunque agli ottavi affronterà i Blancos, che sono una squadra storica che hanno sempre sempre saputo giocare questa competizione, non negli ultimi anni, ma ovviamente è una squadra che ha sempre fame di vittoria, quindi l'Atalanta dovrà fare un miracolo, dovrà giocare veramente veramente bene e sono convinto che l'Atalanta possa riuscire, cioè possa fare questo miracolo e passare ai quarti di finale e tornare tra le prime otto come lo scorso anno. Tutto dipende dall'Atalanta, ovviamente, perché non sarà un match facile. Partirà leggermente favorita, partirà leggermente favorito, scusate, il Real, ma tutto è aperto e tutto si deve decidere. Fatto sta che l'Atalanta,
In campionato sta iniziando, stava iniziando a ingranare, stava perché poi nelle ultime partite ha deluso dalla sconfitta con la Lazio, poi ne è susseguito una serie di risultati negativi, l'ultimo è Atalanta-Torino 3-3, dove l'Atalanta stava vincendo 3-0 e ti fai rimontare da 3-0 a 3-3, cioè, cosa inconcepibile, però con questa vittoria l'Atalanta può riacquistare quel morale, quella voglia di giocare a pallone che forse mancava nelle ultime uscite. Complice anche di una fase difensiva non ottimale, ma per l'Atalanta è sempre stato così perché bisogna guardare le due facce della medaglia. Se vediamo da un lato un gran gioco offensivo da parte della Dea, dall'altra parte dobbiamo vedere però che a un grande gioco offensivo corrisponde una fase difensiva che prende troppe imbarcate. Detto ciò, con questa vittoria, ripeto, può far riaccendere quella scintilla in campionato per la Dea, che questa stagione non è partita benissimo. Tra l'altro, l'Atalanta non parte mai bene. Mi ricordo le ultime stagioni che non è mai partita bene, però quest'anno un po' meno rispetto agli scorsi anni. Però l'Atalanta ha ancora tutto il girone di ritorno per potersi rifare e conquistare il quarto posto, che è l'obiettivo sicuramente che può essere alla portata dell'Atalanta e sarebbe un'ennesima conferma e andrebbe a portarti per la terza stagione consecutiva la Champions League, che è una competizione che dal punto di vista economico è veramente appetitosa. Spero di non aver ammazzato l'italiano qua. E peraltro ci sarà appunto il match in Champions League contro il Real. Quindi serviva questa vittoria contro il Napoli. Erano due squadre che non venivano da un buon momento. Il Napoli ha confermato un momento negativo. Con un Napoli che ha giocato il primo tempo così così, ma molto così e così. Il secondo tempo è entrata con l'approccio giusto, infatti poi ha segnato anche quel gol che però alla fine non è servito a nulla. Ha riaperto la partita momentaneamente, ma poi ci ha pensato il secondo gol di Pessina a sigillare il match con Golini, che per me fa un errore perché dice bravo il telecronista, bravo Golini sulla respinta, cioè bah, non sulla respinta, bravo Golini sul tiro di Lozano, ma non può nulla sul secondo. In realtà Golini poteva tranquillamente spingere il pallone più sull'esterno. Lì è un errore del portiere perché non è questo siluro. Sì, ha tirato da distanza ravvicinata, però non era nemmeno questo siluro, questo tiro potentissimo. Adesso mi viene in mente da citare Hulk ai tempi dello Zenit. Ragazzi, non è quel tipo di tiro, non è nemmeno il tipo di tiro di Quaresma, per farvi un esempio, era un tiro che potevi tranquillamente spostartelo verso l'esterno. Però è un errore che non ha condizionato, però comunque va sottolineato questo errore di Gollini che poi ha costato a Lozano di riprovarci per la seconda volta. Sì, ha costato, diciamo, il. Questo errore è costato, perché ho detto ha costato? Beh, è costato il gol del Napoli, che poi ha momentaneamente, ripeto, riaperto la partita, però un errore che ha dato anche la seconda possibilità a Lozano, perché la prima poi l'aveva sprecata e la seconda alla fine non ci ha pensato due volte, l'ha messa dentro, però alla fine è un errore che non conta nulla, perché alla fine l'Atalanta è comunque in finale di Coppa Italia. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!